Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata a zucca e gorgonzola. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono 2 dosi di pasta sfoglia, zucca tagliata a cubetti, gorgonzola, rosmarino, pinoli tostati, sale, pepe, noce moscata, olio, acqua, provola affumicata e un tuorlo d'uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Un cucchiaino di sale, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma, mettiamo la zucca, mettiamo un po' di sale. Un po' di pepe, un pizzico di noce moscata, un rosmarino, irroriamo con un filo d'olio. Chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 20 minuti, temperatura varoma, velocità 2. La zucca è cotta, lasciamola intiepidire. La zucca si è raffreddata. Noi abbiamo steso la pasta sfoglia, abbiamo bucherellato il fondo e l'abbiamo messa in uno stampo per crostate. Adesso andiamo a mettere la zucca sulla pasta sfoglia. Li livelliamo bene. Mettiamo il gorgonzola. I pinoli e la provola affumicata. Copriamo con l'altra dose di pasta sfoglia e chiudiamo bene i bordi. Spennelliamo la superficie con il tuorlo d'uovo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. La torta salata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta salata, zucca e gorgonzola. Grazie e alla prossima ricetta!